Noi sappiamo benissimo che c'è un grande bisogno di manutenzione nelle nostre case popolari, perché sono case costruite dal 900 fino al 1980 e come tutte le case costruite in quel periodo hanno bisogno di manutenzione. Noi siamo venuti qua al pilastro, ma non solo qua al pilastro, abbiamo un piano di riqualificazione che si chiama Rigenera. Abbiamo venduto una parte del nostro patrimonio per fare proprio queste ristrutturazioni, quindi abbiamo meno appartamenti ma abbiamo risorse per fare la ristrutturazione. Siamo venuti qua e abbiamo guardato le case che hanno più bisogno di riqualificazione. È chiaro che se siamo venuti qua a dire che facciamo una sperimentazione sulle regole di vicinato, abbiamo toccato con mano che c'è un problema di vicinato. Con gli strumenti che noi attualmente abbiamo non riusciamo. Dobbiamo cambiare gli strumenti e per fare questo bisogna creare un modello che crei, così come per la patente, se uno viene trovato che passa col rosso a 10 punti in meno e quando ne ha persi un tot gli viene ritirata la patente, io sono anche disposto a ritirare l'appartamento. Alcuni di voi già sanno che noi siamo comunque già operativi qui al centro sociale, e in particolare il martedì pomeriggio, per accogliervi anche, cioè se ci venite a trovare molto, molto volentieri noi ci siamo, anche per raccontarvi tutta la parte di progetto che riguarda un pochino l'investimento più di tipo sociale, per cui lo vorremmo fare insieme a voi, rilevando prima i bisogni che ci sono, quindi un lavoro partecipato, e noi creeremo questo ponte poi anche con i soggetti che creeranno intorno a noi tutto lo sviluppo di cui prima l'assessore vi ha accennato. C'è anche qui oggi con noi una persona di Open Group che si occuperà della parte di comunicazione e sensibilizzazione di tutte le attività che stiamo cominciando in qualche modo a disseminare. Oltre allo spazio qui al centro sociale, che è uno spazio grande che accoglierà anche delle attività, stiamo pensando di avviare uno spazio proprio di vicinato e di prossimità in via D'Annunzio, che è uno di due negozi Acer che ci sono, in cui stiamo definendo proprio l'apertura, proprio come spazio dedicato lì nel fulcro, diciamo, dove si faranno i lavori di ristrutturazione, per facilitare proprio momenti di mediazione o necessità su eventuali criticità proprio sul territorio dove voi abitate. Sono stati proposti anche dei cambiamenti dal punto di vista delle relazioni sociali. Cioè... Ecco, quello veramente speriamo che si faccia qualcosa di buono. Qualcosa di più? Sì, perché c'è una brutta convivenza. Io ho 50 anni questo qui, sono una delle prime. L'ha visto anche cambiare questo quartiere? È cambiato moltissimo, moltissimo, guardi, non c'è paragone. Sarà che allora eravamo in pochi, adesso siamo in troppi, adesso c'è troppa gente. Poi tutti i negozi chiusi, prima era molto più bello il quartiere, sa, c'era di tutto. Da quando l'hanno chiuso tutti i negozi è diventato un dormitorio, peccato. Peccato perché è bello il nostro quartiere, c'è tanto verde, è bellissimo, non ci manca niente. Se dobbiamo andare in centro c'è tutto, tutti gli autobus, ne abbiamo tutte le comodità, le scuole però li hanno un po' massacrati. E beh, quello sarà da fare anche presto, perché anche sono messe in condizioni che fanno pietà. Ma quel marciapiede lì è pericoloso, ci sono dei uomini che camminano col bastone bianco e sono anche sì, cechi. Tutta via Pirandello fino ad arrivare al centro commerciale. Il marciapiede è occupato dagli alberi. Quindi non solo case ma anche le strade, insomma. Non le strade, il marciapiede. Quel marciapiede, il marciapiede, chiaro.